Allora, siamo a Napoli al roadshow di IDC, IT Transformation. Uno dei protagonisti è Felice Balsamo, che ha presentato il caso di la case history del Comune di Napoli. Cosa è successo in quest'ultimo anno? Negli ultimi 2 anni in realtà è stata convertita, modernata l'infrastruttura della server farm del Comune di Napoli, trasformando i circa i server sì, PC fisici praticamente in circa 100 macchine virtuali che sono state tutte quante raccolte in un'unica server farm tra le più potenti del sud Italia, comprendendo circa fibra ottica per circa 60 km. Qua Blade server, switch virtuali, NAS per circa 100 TB, quindi un cambiamento epocale all'interno della macchina comunale. Questa opera di razionalizzazione, anche dal punto di vista organizzativo, come è stata gestita? Per correttezza bisogna dire che questa idea era venuta già prima della Giunta dei Magistris, in quanto i finanziamenti europei necessari per questa attività sono stati chiesti dalla precedente Giunta di Ervolino. Noi ci siamo trovati in realtà con il progetto approvato e in via di inizio realizzazione, per cui abbiamo affiancato all'inizio di questa server farm, la costruzione di questa server farm, la riorganizzazione della macchina comunale. Per esempio, i servizi informatici e anche altri servizi erano divisi su più attività. E quindi abbiamo ridotto il numero di servizi concentrandoli in un sol punto, quindi accorpando le varie sedi comunali, quindi non solo risparmiando sui fitti passivi, i famosi fitti passivi delle sedi comunali, ma anche cercando di centralizzare la forza lavoro, soprattutto per quanto riguarda i servizi informatici, in un sol punto, principalmente a Soccavo, che da sempre era il punto centrale dell'informatica del Comune di Napoli. Abbiamo sfruttato una nuova sede che era quella del polifunzionale di Soccavo, costruito circa 30 anni fa, disabitata di fatto. Lì sono stati esposti i primi servizi rete, quindi telefonia e microinformatica, e poi successivamente sono stati spostati tutti i servizi anagrafici e quant'altro per appunto avere un unico punto di condivisione di informazioni. Come si fa a realizzare un progetto del genere in un momento in cui le risorse economiche, scarseggiano? Ovviamente questa è una bella domanda perché in realtà non sono stati utilizzati e quasi mai vengono utilizzati fondi delle casse comunali, in quanto ovviamente il Comune Napoli si trova in una situazione praticamente di predissesto, insomma con un debito dichiarato di circa 1,6 miliardi e un disavanzo di circa 840 milioni di euro, quindi in realtà le casse comunali non riuscirebbero a gestire un impatto del genere, però fortunatamente la credibilità del Comune e della città ovviamente è in grado di poter ottemperare a queste difficoltà grazie a finanziamenti europei, in questo caso il PON 2007-2013 ha consentito di avere i finanziamenti necessari sia per realizzare la struttura hardware, quindi la server farm, sia per riammodernare tutta una serie di applicativi software come il SUAP, servizi online, tributi, anagrafe e quant'altro. Il Comune di Napoli in questi giorni proprio ha lanciato un altro importante progetto riguardante il Wi-Fi. Di cosa si tratta? Allora, la rete Wi-Fi nel Comune di Napoli era già presente circa 3 anni fa ed era un progetto praticamente affidato a ditta esterna e aveva un costo per la cittadinanza. Bene chiarire una cosa, che il Wi-Fi al cittadino totalmente gratuito e di fatto non esiste perché un comune che paga una ditta esterna di fatto con le casse comunali di fatto lo sta pagando il cittadino. Noi sfruttando l'immagine che aveva il Comune di Napoli e che sta avendo soprattutto in quest'ultimo periodo, abbiamo voluto fare un bando Wi-Fi dove il Comune non impiega risorse personali, quindi risorse economiche, quindi non impiega un solo euro, ma le aziende installano il sistema Wi-Fi in città, in cambio guadagnano, marginano sulle pubblicità che possono veicolare sui display, sui palmari dei cittadini e dei turisti. Quindi siamo partiti con i primi 4 lotti, che è il lungomare ovviamente, che è in fase di copertura attualmente, in occasione della Coppa America. Copriremo tutte le biblioteche, questa è una novità perché per anni si parlava di voler rivalutare le biblioteche cittadine, non si faceva, tutte le biblioteche di tutte le municipalità saranno coperte avranno copertura Wi-Fi e stazione centrale di Piazza Garibaldi e Piazza Municipio, quindi la novità è proprio avere un Wi-Fi totalmente gratuito anche per le casse comunali.